Cari amici e care amiche di Angoli, come sempre ben ritrovati. Colgo l'occasione di questo nostro appuntamento insieme per raccontarvi che cosa accade in un vivace sabato mattina in uno dei quartieri più movimentati dei dintorni di Como. Siamo proprio qui a Prestino, in questa piazza che ci accoglie, per raccontare un po' tutto ciò che accade grazie a una delle protagoniste di questa piazza. Infatti insieme a me c'è Maddalena. Maddalena, benvenuta. Buonasera. E grazie per essere con noi. Anzi, buongiorno. Allora, Maddalena intanto ha una sua attività storica che si è evoluta nel tempo e ora lo racconteremo. Ma partiamo dall'inizio. Di che cosa ti occupi? Allora, io ho una lavanderia, stireria. Sono partita con solo lo stiro. Diciamo nel 2004 ho aperto la mia stireria e piano piano, col passare degli anni, ho acquistato sempre più macchinari e mi sono sempre più perfezionata. I miei clienti sono molto particolari e questo mi ha insegnato bene il mio mestiere, a saper trattare con i tessuti. Ho imparato questo mestiere però quando ero una ragazzina, ho cominciato in una ditta in Svizzera e ho imparato da zero praticamente tutto quello che riguarda un vestito. So stirare, so lavare e so anche cucire. Quindi so fare davvero praticamente tutti i segreti di questo lavoro tu li conosci molto bene, perché sei un'artigiana doc. Ecco, sì, questa è la mia, il mio artigiani, noi siamo proprio artigiani. E io so che tu ci tieni particolarmente proprio anche a evidenziare che questa piazzetta che io ho presentato proprio all'inizio della nostra chiacchierata in realtà rappresenta un po' un fulcro di attività come la tua. Siete tutti artigiani, esatto, e avete voglia, esatto, di tenere le persone con passione intorno a voi, è così? Esatto, perché noi offriamo quello che adesso il cliente cerca. Entrare nei nostri negozi, entrare in lavanderia, dal parrucchiere, in farmacia, dal fiorista, nei bar, è come entrare a casa. Noi clienti li chiamiamo tutti per nome, per noi non sono un numero che entra oggi e poi non entra più. Quindi riuscite comunque ad instaurare anche un rapporto di simpatia, di cordialità con le persone, sì, che sì, proprio per questa ragione, ho detto di sabato mattina, ma comunque durante tutti i giorni della settimana, arrivano da voi sempre con un sorriso e se, sì, ne vanno, esatto, con un servizio perfetto. Questa è la cosa più importante, certo, è vero? Certo, certo. Bene, quindi ritornando un po' al tuo racconto, tu hai detto hai iniziato qualche tempo fa dal laboratorio che, no, abbiamo lasciato alle nostre spalle, per poi arrivare invece qui dove ci troviamo ora, dove l'attività si è amplificata, certo, è vero? Certo, è così? Certo, ce la racconti certo. In due parole? Allora, praticamente in quel piccolo negozio non potevamo più stare. I nostri clienti col passare degli anni sono aumentati, abbiamo parecchi clienti che hanno ristoranti, servizi, facciamo servizio di farmacia, dei camici, laboratori dentistici e quindi collaboriamo anche con alberghi di lusso del nostro territorio e quindi adesso ci siamo dovuti allargare. Quindi abbiamo un laboratorio di là e di qua abbiamo la stireria col servizio clienti. Bene, Maddalena, io a questo punto sono davvero curiosa e poi ti voglio anche vedere all'opera, voglio vedere che cosa accade e quindi, se sei d'accordo, mostriamo tutto questo ai nostri amici a casa. Certo, certo. È arrivato il momento di conoscere davvero tutti i passaggi e le varie fasi di lavorazione. E allora, Maddalena, proprio insieme a te siamo ritornati in questo locale che è anche l'origine di tutto il tuo lavoro. Tu sei partita da qui, l'hai raccontato molto bene poco fa. E che qui che cosa accade? Allora, i capi che vengono consegnati nell'altro negozio vengono portati qua perché li laviamo qua, li smistiamo, vengono sistemati nelle ceste e lavati a secco oppure ad acqua. Il tutto sotto il nostro sguardo attento, perché ci sono i capi che vanno controllate tutte le etichette e divise colore per colore, perché noi non mischiamo mai i colori nel secco. E nel lavaggio d'acqua invece non mischiamo mai i clienti, soprattutto le camicie dei clienti. Ogni cliente che porti una camicia o che ne porti 10 è lavata singolarmente. Questo è un aspetto molto importante, lo capite molto bene anche voi a casa, perché sicuramente risponde almeno a due esigenze: quelle di una grandissima attenzione su tutti i capi che arrivano qui nella tua lavanderia e anche un rispetto assoluto dell'igiene e della sicurezza, che di questi tempi, Covid compreso, è un aspetto molto importante, vero? Certo, certo. Noi curiamo il tutto nei minimi particolari. Per esempio, vedete delle tende appese? Queste tende sono state lavate ad acqua,
però si fanno asciugare naturalmente, non nell'essiccatoio, perché quando si appendono devono essere come nuove. E quindi l'unico modo è farle asciugare al naturale e poi stirarle a mano, perché io ci tengo a puntualizzare che lo stiro viene fatto tutto a mano. Le ragazze e anche io stiriamo tutto a mano. Naturalmente qui da te arrivano clienti di vario genere. Esatto. Può essere la signora che porta i propri capi personali, ma come hai ricordato molto bene, ci sono anche clienti di altra natura. Quali, certo, per esempio? Allora, noi collaboriamo con la Manuten Clean, che è un'impresa di pulizie che si occupa però di B&B e quindi ci porta tutte le loro lenzuola che ha di questi B&B. Poi collaboriamo con uno studio dentistico di Como, con le farmacie, perché laviamo tutti i camici, e da quest'anno collaboriamo anche con Villa d'Este per il servizio dry clean clienti. Ci occupiamo praticamente di tutto quello che riguarda l'abbigliamento dei loro clienti del dry clean, e abbiamo anche i loro alberghi di Como, quindi l'Hotel Barchetta, l'Hotel Palace. Nella nostra lista c'è da aggiungere anche, che non fa parte del gruppo di Villa d'Este, l'Hotel Firenze. Collaboriamo con diverse parrucchiere del centro e in più col ristorante Phil di Federico Beretta. Anche con lui abbiamo proprio un'attenzione particolare, perché lui vuole proprio le sue tovaglie, i suoi tovaglioli perfetti. Allora, che dire, Maddalena, tu sicuramente ricevi anche i capi dei grandi VIP che vengono magari in vacanza qui a Como, e questo insomma ci incuriosisce. Io non lo so, io però non lo so di chi sono i vestiti. Sicuramente sarà così, ma direi continuiamo a conoscere gli altri passaggi di questo lavoro così interessante. E dopo aver seguito tutta la fase di raccolta e di lavaggio dei capi che arrivano nella tua lavanderia, siamo ad un altro passaggio fondamentale, vero? Il più importante di tutti. Qua i capi vengono stirati. Questi assi da stiro con il suo ferro sono magici, ma ci vogliono mani esperte perché sono molto potenti. Allora, abbiamo tre fasi in questo ferro. Abbiamo l'asse che butta fuori vapore, e serve per i maglioni, per i cappotti, l'asciugatura, come vedete, e poi l'aspirazione. Un ferro potente e una pistola a vapore che serve per tutti i cappotti, cappotti, maglioni, o anche per smacchiare qualche macchiolina che a secco non viene via. Ecco, Maddalena, io so però che anche in questa fase voi avete una particolare attenzione e notate magari se il capo ha bisogno di una piccola attenzione, certo, vero? Certo, nelle camicie, se mancano i bottoni, anche se il cliente non lo richiede, noi li mettiamo, i buchini nei maglioni li facciamo cucire tutti, e nei pantaloni da uomo, nelle giacche, noi stiamo molto attenti perché il capo deve uscire perfetto. Siamo quasi arrivati alla consegna. Dopo un perfetto lavaggio e una perfetta stiratura, una cura accurata del capo, sarà pronto per la consegna. Andiamo a vedere come? Certo, certo. Siamo arrivati davvero alla fase conclusiva, alla consegna dei capi che sono stati curati in tutti i loro dettagli. Maddalena, che cosa accade? Allora, qua consegniamo i capi ai clienti. Ci tengo a puntualizzare una cosa. Il cliente, il nostro cliente, non è un numero, ma ha un nome e un cognome, perché così almeno noi ci ricordiamo dei suoi capi e abbiamo una certa cura nel rifinire i suoi capi, perché ogni cliente ha bisogno di qualcosa di diverso, nel senso che nessun cliente è uguale all'altro, nessuna persona è uguale all'altro, quindi vogliono camicie appese, camicie piegate, vestito appeso, no, il vestito piegato perché devo partire, ognuno ha un nome. E c'è un altro aspetto simpatico, un aneddoto che voglio raccontare agli amici a casa, perché tu mi hai detto alla fine noi seguiamo la generazione all'interno delle famiglie, partiamo dai genitori, in 20 anni che ho l'attività hanno iniziato a venire i genitori, poi i figli si sono sposati, quindi vengono i figli e così, vengono intere famiglie, perché poi basta che prova uno e si trova bene, avendo un rapporto proprio familiare. La nostra lavanderia è una lavanderia un po' familiare. Quindi l'ultimo passaggio, prima che torni la nostra signora a ritirare l'abito, ne vediamo alcuni appesi dietro di te. Qual è? I capi vengono imbustati, preparati e messi in catena. In catena in ordine alfabetico, perché usando il nome la catena va in ordine alfabetico e si trova subito il capo.
Io so, Maddalena, che tu vuoi anche ringraziare le tue collaboratrici, anche con loro il rapporto è di grande collaborazione, ma anche quasi familiare, certo, vero? Certo, io non sono la titolare per loro, ma sono la loro collega. Ci tengo a puntualizzare che senza di loro non ci potrebbe essere tutto questo lavoro, perché loro, Alessandra, Rosa, Lupi e Alessandro, sono tutti bravissimi e tutti collaborano a far sì che il lavoro finale sia perfetto. E prima di salutare gli amici a casa voglio anche ricordare che in realtà questo è un lavoro molto impegnativo e quindi c'è anche sempre bisogno magari di inserire delle nuove collaborazioni. Vuoi ricordarlo? Certo, noi siamo sempre alla ricerca di brave stiratrici per il periodo più, diciamo, in cui il lavoro è di più, e quindi una stiratrice stagionale, il lavoro comincerebbe a marzo e finisce a dicembre. Noi siamo sempre alla ricerca, se qualcuno ha bisogno di lavorare e sa stirare, noi siamo qua. Bene, io ringrazio Maddalena per averci accolto nella sua lavanderia, per averci raccontato una storia di artigianato ad hoc e per averci davvero fatto comprendere la grande cura che metti nel tuo lavoro. Grazie, grazie alla te, prossima. Grazie a te, grazie a voi. Grazie anche a voi.